due brevissime parole di benvenuto di Giancarlo De Carlo, uno dei più importanti architetti d'Italia e non solo, negli ultimi decenni, nelle ultime generazioni, un architetto di cui vorrei ricordare soltanto pochissime cose, che credo abbiano a che fare anche col tema di cui ha scelto di parlarci oggi. Prima di tutto una continua riflessione sulla concezione dell'architettura che è fatta sia sul piano della riflessione teorica, dell'insegnamento, del lavoro architettonico, della progettazione, dell'esecuzione. L'architettura, ha scritto De Carlo, è fondamentalmente organizzazione e forma dello spazio. Tutto quello che si allontana da questo intento, sia pure di qualità, non è architettura. Non solo accanto a questi concetti ricordati brevemente in questa formula che ho appena letto, l'altra parola chiave del discorso che De Carlo va conducendo con gli edifici che progetta, con i discorsi che fa, con la scuola che ha fatto a Genova, a Siena, eccetera, è libertà. Di fatto un suo libro recente si chiama precisamente Conversazioni con Giancarlo De Carlo, Architettura e Libertà. Di questa libertà un aspetto molto particolare vorrei ricordare oggi, ed è il rapporto fra la tessitura delle nostre città, la tessitura dell'antico nelle nostre città e l'innesto del contemporaneo. Qual è l'equilibrio fra contemporaneo e antico? Pochissime persone quanto Giancarlo De Carlo hanno riflettuto su questo tema, pochissime persone quanto lui hanno saputo provare una misura così personale, così delicata, così, mi permetto di dire, classica al tempo stesso e assolutamente moderna per l'inserimento del modernissimo nell'antico. Vorrei soltanto ricordare, visto che siamo in una sede universitaria, degli insediamenti universitari, prima di tutto quello di Urbino, molto famoso, ma poi ne ha fatti tanti altri. Non vi annoio più, passo la parola a Giancarlo De Carlo. Grazie. Benvenuto. Buonasera. Ho poca voce perché ho lavorato molto intensamente nella commissione che sta scegliendo i progetti per la provincia e si tratta di un lavoro durissimo, quindi ho perso la voce. Comunque spero di averne abbastanza per poter svolgere l'argomento che vorrei stasera discutere con loro. Io vorrei partire con un progetto che vorrei mostrare rapidamente e poi vorrei concludere con un altro progetto che anche vorrei mostrare rapidamente. Fra l'uno e l'altro vorrei fare una serie di considerazioni e le mie considerazioni saranno sul problema della coesistenza dei linguaggi e più precisamente sul problema della coesistenza del linguaggio contemporaneo con i linguaggi antichi, cosa che è particolarmente sensibile in Italia, dove i linguaggi antichi sono frequenti e evidenti e quindi costituiscono un elemento, una presenza continua con la quale siamo costretti a misurarci. Allora io passerei subito alla proiezione, se è possibile, e avrei bisogno di un pochino più di scuro, forse. Questa è la città di Urbino, ben riconoscibile, direi, e a me molto cara. E questa è una stampa dove si vede una parte dell'operazione che è stata iniziata da Federico di Montefeltro con i suoi architetti rinascimentali e poi portata avanti
anche degli architetti dell'Ottocento che hanno operato a Urbino, e fra questi il Valadier e il Ghinelli. Questa parte dell'operazione rinascimentale è una parte che senza alcun dubbio è stata condotta da Francesco Di Giorgio, perché Francesco Di Giorgio ne parla nei suoi trattati. Ed è costituita da questo piano del Mercatale, che qui si vede, dall'ingresso d'onore, che era la porta di Valbona, dove era stata accolta la Battista Sforza quando aveva sposato Federico, e poi da una rampa elicoidale che si trova in questo punto, rampa a lumaca, la chiamava Francesco Di Giorgio, che consentiva di, passando attraverso la rampa, di arrivare quasi alle soglie dell'appartamento ducale, a cavallo. Quindi una grandezza di vedute straordinaria. Alla base di questa situazione c'era una specie di contrafforte, che era questo qui, che si affacciava sul Mercatale, e questo contrafforte erano le stalle ducali. L'ho chiamato contrafforte. Ah sì, ma preferisco questo, grazie. Questo contrafforte era in realtà le stalle ducali, ma erano state costruite da Francesco Di Giorgio con l'idea che fossero davvero un contrafforte. Quello che contava era la muratura che lui aveva costruito. Erano coperte, naturalmente, essendo delle stalle, con una copertura di fortuna. Io mi sono occupato molto nella mia vita di questa situazione e devo dire che me ne sono occupato per passione personale, perché nessuno mi aveva chiesto di farlo, tantomeno mi era stato dato l'incarico di fare cose di questo genere, ma io ho perseguito durante tutta la mia vita un amore profondo per questa città e quindi mi sono comportato come si comportavano i duchi russi quando incontravano una ballerina che arrivava da Parigi. Seguito, prego. Questa è un'altra veduta dove si vede la rampa di Francesco Di Giorgio e la parete delle stalle ducali. Si vede anche che la copertura era stata demolita per un tratto e poi continuava nell'altro tratto. Su questo le stampe e i quadri sono in disaccordo, perché alcuni invece indicano che il tratto di copertura che si era conservato era più vicino alla rampa e il resto invece era caduto, era crollato. Sì. E questa è un'altra veduta dove appunto si vedono la parete verso valle che aveva queste finestre, la rampa di Francesco Di Giorgio e la salita poi verso gli appartamenti ducali. Questo contesto, molto importante, che comprendeva anche le stalle, è profondamente cambiato nell'Ottocento, perché nell'Ottocento è stata costruita una strada ai piedi del Palazzo Ducale che arrivava fino al centro, dove c'è una piazza ancora, che è la Piazza della Repubblica, che poi corrisponde al quadrivio romano, e sulla collina era stato costruito un grande giardino sull'onda delle trasformazioni suggerite dalla Rivoluzione francese, che veniva chiamato il Pinch. Il contesto quindi era completamente cambiato. Sì. Questa era la situazione negli anni passati, fino a 7-8 anni fa. Il genio civile aveva cominciato a costruire, a risanare questi archi che poi, come si vede qui, invece si sbrecciavano, aveva costruito fin qui, poi era stato per fortuna fermato perché in realtà non avevano un'idea precisa di quanto fosse stata originariamente questa altezza. Sì. E questa è la sezione, il cambiamento fondamentale del contesto che si era verificato era stata la costruzione di un teatro sopra la rampa. Questo, approfittando dell'esistenza di questa rampa, era stato costruito un teatro che aveva l'abside e quindi il palcoscenico esattamente sul bastione e poi invece il pronao e i palchi e il pronao poi che si affacciavano sulla nuova strada che era questa qui. Questo aveva cambiato fondamentalmente
il contesto. Quando io sono arrivato a Urbino nel 1951, la città, che è una città appassionata, che segue fin dal 1400 le vicende architettoniche del suo ambiente fisico, era divisa in due partiti. Un partito era per la demolizione del teatro e un partito invece era per la sua conservazione. E io avevo pensato che demolire questo teatro era terribile, perché questo teatro è molto bello ed è un segno preciso della storia di Urbino. La rivoluzione francese che era arrivata a Urbino aveva portato questi segni di libertà, fra cui il teatro lirico, che poi era stato portato non solo a Urbino, ma anche in tutte le altre città delle Marche. Sì. E questa è la rampa, che mi è capitato di restaurarla, questa rampa, cioè di fare in modo che venisse restituita, era una completamente dimenticata e riempita delle macerie del teatro che era stato costruito sopra, e questa qui è stata aperta e è diventata una strada interna, non passava più Federico a cavallo, ma passavano i cittadini urbinati che si spostavano dal Mercatale alla strada superiore, quindi alla piazza. Sì. E questa rampa naturalmente è di una bellezza straordinaria. E la bellezza che era capace di raggiungere Francesco Di Giorgio, che per lungo tempo è stato scambiato per un praticone ingegnere, mentre invece era uno straordinario architetto che sapeva anche di ingegneria, come vari degli architetti rinascimentali. E la costruzione è mirabile, perché sono queste volte a fiori di loto che si alzano sulla spina centrale, che era poi un silo granario, e salgono su come un grande fiore meraviglioso fino alla cima, fino al torrione che era sulla... che poi era stato toppato dalla presenza di questo teatro. Sì. E questo è il teatro, un delizioso teatro risorgimentale, che è stato restaurato e rimesso a posto, è stato cambiato il pronao, con un'operazione che ha anche scandalizzato alcuni, ma che poi è stata abbastanza apprezzata, è stata soprattutto apprezzata molto dai cittadini urbinati, e che funziona benissimo adesso, è un teatro che la città utilizza appieno. Sì. Tornando alle stalle ducali, questa era la situazione delle stalle ducali, cioè continuava a esistere il muro a monte, che sosteneva poi tutto il colle superiore, e continuava a esistere un muro a valle che era tutto sbrecciato. In mezzo erano stati buttati i residui della strada che era stata costruita al piede del Palazzo Ducale. Questi residui buttati qua dentro erano stati poi anche coltivati. Nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, al principio del Novecento, in questa parte, questo terreno rimosso era stato riconosciuto come un terreno fertile, e erano stati piantati degli orti dai cittadini. Tanto che questo luogo aveva cambiato nome, non si chiamava più Stalle Ducali, ma si chiamava Orto dell'Abbondanza. Sì. Ed ecco qui la soprintendenza aveva cominciato a analizzare questa terra di riporto che era stata buttata giù quando era stata costruita la strada qua sopra, e poi erano state messe queste coperture di lamiera, perché la soprintendenza non aveva i mezzi per fare niente di più, ma riteneva anche che non fosse necessario fare niente di più, e questo devo dire con mia desolazione, perché io pensavo che questo fosse un punto veramente molto importante della città e che bisognasse intervenire. Sì. Ecco, allora ho fatto molti progetti per arrivare a questa trasformazione, a questo recupero di questo spazio abbandonato e tuttavia meraviglioso, e il progetto consisteva in una struttura leggera, metallica, che io avevo messo dentro senza toccare i muri d'ambito, che però erano stati restaurati, perché erano dei muri che crollavano con molto pericolo, soprattutto per quanto riguarda il muro a monte, e poi mi ero arrovellato a lungo sulla copertura che avrei dovuto mettere
su questo edificio che, diventando, secondo i piani del comune, un osservatorio della città e del territorio del Montefeltro, doveva essere protetto dalle intemperie e quindi doveva avere un tetto che funzionasse bene, a differenza di quello che aveva costruito Francesco Di Giorgio, che era però per le stalle, dei cavalli, quindi non era un tetto a tenuta ermetica. E era arrivato alla conclusione che, prima di tutto, di alzare questo punto, e avevo trovato una regola sicura per poter trovare la misura esatta, che era quella di un pensiero molto elementare. Avevo pensato che Francesco Di Giorgio aveva sicuramente messo tutte le misure di questa costruzione sulla base della sezione aurea, cosa che i rinascimentali facevano continuamente, era come il loro metro l'uso della sezione aurea. E difatti, scoperta questa legge, scoperta facile del resto, tutte le misure sono tornate e è venuta automaticamente la misura del bordo. E questa misura poi è stata verificata attraverso un'analisi di quello che rimaneva dei muri, e è stato constatato che proprio quello era il punto, esattamente quello. Non è stata una grande scoperta da parte mia, era molto facile immaginare che Francesco Di Giorgio si fosse mosso sulla base dei rapporti aurei. La copertura però aveva preso questa piega, e questa piega era una piega che secondo me derivava dalla modifica fondamentale che avevo ottenuto il contesto. E non pensavo, e continuo a non pensare, che non poteva rimanere la copertura indifferente al fatto che il contesto era cambiato. I contesti sono sempre in relazione con gli oggetti che ne fanno parte. E quando cambiano i contesti, devono cambiare anche gli oggetti che ne fanno parte, altrimenti si determina una discrasia che non può assolutamente tornare. E allora avevo lavorato su questa forma attraverso una notevole quantità di prove, attraverso soprattutto delle costruzioni geometriche abbastanza complesse, per arrivare a decidere che dovesse avere questa forma, che mi riallacciava di nuovo alla presenza molto, molto eloquente a questo punto dell'abside del teatro. E reagiva in modo altrettanto eloquente col pincio, col giardino che è sopra a monte. Sì. La copertura poi era realizzata non più con coppi, che del resto erano sfruttati male anche all'epoca di Francesco Di Giorgio. Io ho un'ammirazione sconfinata per Francesco Di Giorgio, ma in questo caso credo che Francesco Di Giorgio non desse molto peso alla copertura di questa stalla, e quindi non si fosse molto preoccupato se la pendenza non era una pendenza perfettamente adeguata ai coppi. In questo caso avevo adoperato delle lastre bipedali che, essendo 60x60, che essendo lisce, consentivano lo scorrimento dell'acqua. Ma non era questa ragione, cioè questa ragione funzionale, che mi aveva indotto a risolvere il problema in questo modo. La ragione era che io volevo avere questa forma, che fosse una forma che andava d'accordo con questa, che dialogava con la modificazione che il contesto aveva subito. E l'altra operazione importante che avevo pensato di dover fare era quella di non avere dei serramenti, magari di alluminio, ai vani delle finestre, ma di arretrare invece attraverso dei pati la finestra, in modo che sulla facciata apparisse il buco, il vano, il vuoto, senza delle modificazioni di superficie. Sì. Questa soluzione aveva entusiasmato le soprintendenze. Ero rimasto, devo dire, piuttosto meravigliato, perché non mi è capitato molto spesso di entusiasmare le soprintendenze. Ho sempre avuto delle difficoltà di comunicazione con le soprintendenze. E molto spesso con risultati positivi, e molto spesso anche con rinunce, anche piuttosto gravi, da parte mia. Però in questo caso le soprintendenze erano state molto contente. Era stata contenta perfino un organo superiore, che è il comitato di settore,
che per il conto del Ministero dei Beni Culturali poi decide sulla legittimità di un progetto che viene proposto. Era stato molto apprezzato che dentro ci fosse questa struttura leggera, metallica, che non aveva niente a che fare con la struttura originale, e che era molto apprezzato il fatto che venisse destinata a un organismo di ricerca avanzato che si proponeva di osservare il territorio e la città dei le città del Montefeltro e di avere dei rapporti con altri centri storici in tutte le altre parti del mondo, costituendo un osservatorio che era simile nell'idea a quello fondato da Patrick Geddes a Edimburgo nel secolo scorso. Sì? 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 Ecco, a questo punto però è accaduto che al Ministero ci sono stati dei cambiamenti, e sono stati dei cambiamenti di persone proprio, e si è scatenata una battaglia violenta e furiosa, non solo nei confronti del progetto ma anche nei confronti miei. E questa battaglia poi si è molto concentrata sulla questione del tetto. Questo tetto a un certo punto, per ragioni che mi sono ancora misteriose, è stato chiamato l'ala dell'aereo di Bin Laden contro le torri gemelle, che è un paragone che mi sembra non abbia corso, ma comunque ha avuto un certo effetto, soprattutto alla televisione. E quindi ho avuto un periodo molto faticoso, duro, di lotta, molto mortificante, molto fastidioso, in cui poi ho dovuto, a un certo punto mi sono trovato di fronte a un dilemma molto grave, che era o lasciare tutto così e dire che si arrangino, e lasciare quindi un rudere che non sarebbe stato finito, chissà quando sarebbe stato finito, oppure accettare questa imposizione ingiusta che era diretta contro di me per colpire la presenza del linguaggio moderno nei centri storici, del linguaggio contemporaneo, che esplicitamente dietro l'attacco nei miei confronti dichiarava che nei centri storici il linguaggio contemporaneo non ha diritto di esistere, deve essere cacciato nelle periferie, e l'altra alternativa, corno dell'alternativa era quella di lasciare una città come Urbino con un rudere, chissà per quanto tempo. E siccome sono affezionato a Urbino, ho accettato il compromesso molto a malincuore, e molto a malincuore con un senso forte di disperazione, perché ho visto che tutti gli enti e tutte le istituzioni dello stesso Ministero, che non solo mi avevano dato ragione, ma avevano molto elogiato la proposta che io avevo fatto, si sono ritirati. Ecco, prossima. E questa è la soluzione che poi è stata adottata, che è una copertura in coppia, una falda piana, che è quella che sarà realizzata. E che secondo me ha impoverito enormemente non tanto il mio progetto, che questo poi può avere un'importanza relativa, ha impoverito la scena di Urbino, e questa invece ha un'importanza fondamentale. Ecco, questo è il primo racconto che volevo farvi. Adesso vorrei avere un po' di luce, spengere quel riflettore che mi accecca, e vorrei fare una serie di considerazioni. E queste considerazioni sono il risultato di pensieri che io ho sviluppato durante un'esperienza abbastanza lunga su questo problema della conservazione del patrimonio, dei beni culturali, e dei miei contatti e anche in un certo senso delle mie battaglie, se si vuole,
per poter affermare alcuni principi che io considero giusti e ragionevoli. Una prima considerazione, se loro mi permettono, è di carattere semantico. Cioè, perché noi li chiamiamo beni culturali? Non è così dappertutto. In Francia li chiamano patrimoine culturel. E c'è ancora un senso di dominio sul problema, ma un senso da grandeur. Mentre il fatto del bene culturale, questa parola bene, è assimilabile al bene mobile, al bene immobile, al bene di consumo, al bene di rifugio e quindi anche al bene culturale, ma immaginando il bene culturale come un oggetto di diritto con portata economica. E questo genera un'ambiguità molto forte. Molto forte e molte delle difficoltà che oggi ci troviamo a fronteggiare è dovuta forse anche a questa non chiarezza semantica nella definizione del patrimonio artistico. Gli inglesi, che sono un po' più difesi di noi, secondo me, da questo punto di vista, non lo chiamano bene culturale, lo chiamano cultural heritage. E heritage vuol dire patrimonio anche, ma vuol dire anche eredità. E l'eredità collettiva, naturalmente. E ne deriva che è collettiva, implicitamente. E quindi, senza distinzione di razza, ovviamente, di lingua, e senza distinzione di livello culturale nell'avvicinamento al problema. Mentre invece il bene implica una distinzione di livello, se non altro economico. Questo forse può essere considerato un gioco di parole, però molto spesso questi giochi di parole ci rivelano dei raggi di luce sul problema, che non sono decisivi naturalmente, ma che ci possono aiutare a vedere delle cose che fino a quel momento non si sono viste esattamente. La mia seconda considerazione è una considerazione di cronaca. Credo che nel lontano passato, prima che nascesse il problema della consapevolezza del patrimonio culturale, i beni culturali venivano considerati secondo senso comune, probabilmente. E cioè venivano conservati se servivano, e venivano riparati e venivano anche distrutti. Il loro modo di essere distrutti il più delle volte era quello di trasformarli in cave di materiali che poi venivano utilizzati per altre costruzioni. Ci siamo trovati di fronte a capolavori come risultato di queste operazioni vandalistiche. Però probabilmente erano condotti in stato di ingenuità e quindi per questo avevano la possibilità di produrre dei fatti positivi. Se è lo speculatore invece edilizio fondiario che fa un'operazione di questo genere, probabilmente non si arriva a risultati positivi. Però poi la situazione è cambiata quando sono cominciati i grandi restauri. I grandi restauri sono praticamente avvenuti a Roma e sono quelli del Foro Traiano, del Colosseo, dell'Arco di Tito, eccetera. Queste prime grandi operazioni di restauro che sono cominciate a Roma e che derivavano soprattutto da persone lungimiranti e molto amanti di quello che avevano trovato, di quello che volevano ricostituire. Però non c'è a lungo una trattazione teorica di questo problema. La trattazione teorica, tutto sommato, incomincia nella seconda metà del secolo XIX e si orienta immediatamente su due poli, che poi sono poli che continuano a esistere ancora oggi. Uno è quello di Ruskin, delle sette lampade dell'architettura, e l'altro è quello di Viollet-le-Duc, degli entretiens sur l'architecture. Ce ne sono tante altre, naturalmente, ci sono molte altre sfumature e molti passaggi intermedi, però questi sono due pilastri
ai quali la cultura si è riferita come punti di confronto molto efficienti. Secondo Ruskin, molto rigido da questo punto di vista, quello che si trovava doveva essere conservato come si trovava. Non bisognava in nessun modo intervenire per cambiarlo. Era molto rigoroso da questo punto di vista, arrivava l'anatema. Ci sono alcuni suoi scritti, soprattutto sul Palazzo Ducale di Venezia, dove la sua rigidità è quasi preoccupante, perché questo Palazzo Ducale, che invece gioiosamente ha continuato a modificarsi nel tempo e a dare dei risultati sempre stupefacenti, secondo Ruskin invece aveva cominciato a tradire la sua vera natura nel momento in cui si era modificato. E dall'altra parte invece c'era Viollet-le-Duc, che proponeva di restituire a quello che si trova l'unità, la sua unità formale originale, e intendeva tutto sommato ricostruirlo. Però chiedeva naturalmente che questo fosse fatto con estremo rigore, e pensava che la sicurezza a cui questo estremo rigore doveva applicarsi avrebbe dovuto venire da un confronto con situazioni tipologiche analoghe che potevano essere prese come modello per poter compiere i completamenti che lui riteneva necessari per rendere significativa l'opera che era stata trovata. Sono interessanti questi passaggi e credo che bisognerebbe conoscerli, credo che i soprintendenti dovrebbero conoscerli, perché rappresentano un'importante tappa nella formazione del loro mestiere. L'Italia, secondo la mia opinione, ha dato un contributo interessante a questo, e non solo perché l'Italia è forse uno dei paesi del mondo che ha una ricchezza di eredità culturale tra le più importanti, ma anche perché c'è stato un movimento intellettuale molto vivace che ha portato avanti il problema che era stato iniziato appunto da Viollet-le-Duc e da Ruskin. E vorrei citare soprattutto Camillo Boito, che molto spesso viene dimenticato, che invece aveva una posizione molto avanzata, secondo la mia opinione, perché proponeva invece di... intanto proponeva una cosa importantissima, cioè di considerare le stratificazioni che il reperto aveva subito nel tempo come fatti importanti, perché erano manifestazioni della sua vita. Era, volgarmente, come considerare che un individuo acquista significato per le rughe che ha, e che levargli le rughe lo si trasforma in un mostro, in un assoluto mostro. Camillo Boito aveva capito questo e dava importanza alle stratificazioni come elementi proprio di una vitalità continua del patrimonio antico. Difatti, questo fiorire di idee, che poi è stato molto affinato nel periodo crociano e poi dalle varie discussioni che ci sono state, eccetera, eccetera, ha portato a un documento che secondo me ha una certa importanza, che è la Carta del Restauro del 1930 o 31, non ricordo bene, che è stato un documento importante, un documento che poi è stato superato poi nel tempo successivo, però per quell'epoca ha dato dei punti fermi che sono stati estremamente utili. E in questo modo quindi in Italia il percorso del confronto con il patrimonio culturale, con la sua conservazione e la sua protezione, ha avuto dei corsi che sono stati molto incerti e difficili, eccetera, che si può dire fra le due guerre è stato decoroso, però, perché è riuscito a contenere quello che si poteva contenere con i pochi mezzi che c'erano. Dopo la seconda guerra è stato difficile, naturalmente, ma nei primi anni, subito dopo la guerra, è stato difficile, ma anche nutrito da una forte
dibattito di idee che si stava sviluppando in Italia e che partiva questa volta anche dall'architettura e anche dall'urbanistica, quindi nutriva con altri elementi in modo inclusivo questo discorso che si faceva sui beni culturali. E poi invece verso gli anni 60 e 80 è stato disastroso. È stato disastroso perché è stato sottoposto a ostacoli, a violenze, soprattutto da parte della speculazione edilizia e fondiaria, che in quegli anni avevano delle armi potentissime, avevano un appoggio politico quasi indifferenziato e che hanno messo a repentaglio qualunque azione ragionevole di identificazione, confronto e protezione dei beni culturali che avevamo in Italia. Parlo di questo non tanto per narrare debolezze, ma per ricordare che queste difficoltà che le istituzioni che si occupano dei beni culturali, del patrimonio culturale, hanno avuto in quel periodo, l'hanno segnata, le hanno segnati. E l'hanno segnati con un senso diffuso di pessimismo che continua a sussistere e che dà terreno fertile a qualsiasi radice deformante il problema. Il parlare con i protettori e i conservatori del paesaggio mette sempre in questa difficile situazione di avere l'impressione che loro ti considerano un aggressore. E questo è fastidioso non per, ma fastidioso anche per loro, perché li mette in una situazione esclusiva invece che una situazione inclusiva. E li mette soprattutto in una situazione in cui finiscono con l'inclinare con la punizione, col punire. Molto spesso le sentenze che vengono emanate dagli organi del ministero, che poi è diventato un ministero, fra l'altro, importante, e sono degli editti punitivi che fermano il discorso nel momento in cui il discorso dovrebbe essere aperto. Questa è la mia seconda considerazione che lascio alla vostra meditazione. Credetemi, non c'è nessuna cattiveria in quello che io dico, c'è anzi molto simpatia verso i miei eventuali avversari. La terza considerazione è sull'idea di monumento e di restauro, su cui vorrei dire qualche cosa. Intanto, quando nasce poi questo interesse concreto? Nasce con le grandi scoperte archeologiche e prende due vie anche in questo caso, come le ha prese sulla strada della speculazione puramente teorica e intellettuale. E queste due vie sono la via della narrazione suggestiva, di quello che si è trovato era in origine. E l'altra via invece è quello che considera illegittimo ogni tipo di manipolazione, il che significa anche illegittimo ogni tipo di spiegazione. E questo naturalmente è tutto da discutere. Vorrei prendere due esempi da questo punto di vista che probabilmente sono noti a tutti. Il primo è quello di Knossos. Ecco, non si può andare a Knossos e non rimanere stupefatti dalla impudenza del signor Arthur Evans, il quale ha ricostruito tutto, lo ha colorato, ha chiamato il suo amico svizzero pittore, gli ha fatto, partendo da frammenti piccolissimi, gli ha fatto rifare grandi affreschi, eccetera, eccetera. Però questa narrazione di Evans è meravigliosa. Questa narrazione di Evans ci ha spiegato la cultura minoica. Ci ha messo in condizione di rivivere delle situazioni che probabilmente erano immaginarie, ma che comunque hanno aperto enormemente
le nostre prospettive, il nostro immaginario. E questo non possiamo non riconoscerlo, è molto interessante in senso proprio oggettivo questa possibilità di aprire attraverso probabilmente falsificazioni, ma certamente attraverso falsificazioni che cercano di entrare nel fondo del problema, che non sono delle pigrizie o delle adulterazioni pure semplici, ma sono dei tentativi di mettersi in comunicazione. È stupefacente a Gnosos vedere queste cose, rimanerne meravigliati, apprezzarle anche, e poi vedere la gente che effettivamente si interessa, è coinvolta, si appassiona. Non è scientifico questo? Beh, certo, certo. Però le vie della cultura sono infinite. E quindi bisogna non essere supercilious, come dicono gli inglesi, bisogna essere attenti a cercare di includere queste cose che allargano l'immaginario collettivo invece che chiuderlo. Non consigliando di sicuro di comportarsi come Sir Arthur Evans. L'esempio che potremmo dire contrario è quello che è a pochi chilometri di distanza, che è Festos. Festos è indubbiamente un restauro, un recupero fatto con estrema serietà scientifica. E devo dire che personalmente ho molto goduto di vedere questa cosa rigorosa di cui che mi obbligava a fare uno sforzo mentale, intellettuale, per arrivare a capire che cosa esattamente fosse, per arrivare a apprezzare le sue complicate involuzioni. Però la gente in realtà non capiva nulla, perché non ci sono neanche le didascalie, nulla, assolutamente nulla. E questo naturalmente pone un problema. Io non ho detto e non dirò che sono per Festos o per Gnosos. Sono però di fronte a questo problema e me lo pongo come un problema importantissimo da dover risolvere. Per chi è poi il godimento dell'eredità culturale? E in che modo noi possiamo fare che diventi un patrimonio collettivo di tutti, a cui tutti possono arrivare con un certo sforzo, perché non bisogna arrivare gratuitamente a queste cose, ma a cui tutti però possono arrivare se vogliono. E allora questo qui mette in dubbio una serie di idee e soprattutto una serie di standardi che oggi vengono molto facilmente issati perché il vento li faccia garrire, come per esempio restauro e basta. Restauro e basta cos'è? Cosa vuol dire? Restauro di che cosa? In quali condizioni? Quando? Restauro di che cosa esattamente? Restauro dell'oggetto o restauro del contesto o restauro del rapporto fra oggetto e contesto? Il contesto lo consideriamo come un fatto importante di spiegazione e di coesistenza con gli oggetti che fanno parte del contesto e lo costituiscono, oppure lo consideriamo come un fatto estraneo? E a questo punto, e a questo proposito, vorrei citare il caso di Agrigento. Molti di loro, credo, siano andati a Agrigento. E a Agrigento i templi sono restaurati in modo decente, devo dire, uno per uno. Mi sembra che ci siano degli errori in alcuni di loro, ma insomma, il restauro dei templi è abbastanza soddisfacente. Tuttavia, uno si trova a Agrigento e sente che è estraneo alla cosa che sta avvenendo. Ed è estraneo perché non partecipa più in nessun modo, non riesce più in nessun modo a capire il fatto fondamentale di Agrigento, che è il percorso processionale, la sequenza, il passaggio da un tempio all'altro. Il tempio non ha valore in se stesso, ha valore come momento di un percorso processionale. E se non si percorrono tutti e non ci si muove fra uno e l'altro,
non si ha la possibilità di capire cosa significa Agrigento. È come se andando a Delfi a un certo punto ci fosse una cosa di Coca-Cola e più in là ci fosse un baretto e più in là ci fosse un piccolo dancing, eccetera, eccetera. Sarebbe perduto il senso professionale, il contesto sarebbe sobillato, sarebbe distrutto. A Agrigento è la stessa cosa, c'è quella barriera di edifici costruiti da speculazione edilizia che non è vicinissimo, è dall'altra parte, che distrugge completamente la possibilità di percepire, di entrare dentro l'atmosfera che è generata dal contesto, essendo i templi parte di questo contesto. Questo è un fatto fondamentale di cui bisogna tener conto. Non si può immaginare che il contesto non esista o che questi oggetti esistano soltanto per conto loro. Esistono in quanto sono parte del contesto. Il contesto esiste in quanto li comprende, altrimenti non c'è possibilità che esista. Quindi restauro e basta è un modo di dire che non ha senso, direi che è un modo di dire demagogico più che altro, o di impotenza, che è quasi la stessa cosa. E vengo alla mia quarta considerazione e poi passerei a farvi vedere rapidamente il secondo progetto. Il fondo del problema, secondo me, è di come il significato di un'opera del passato può essere convertito per essere significativo nel presente. Questo è il punto fondamentale. Se un'opera del passato non è significativa nel presente, la sua presenza non significa nulla, è inutile. Allora, certo, un'opera del passato può essere significativa come rappresentazione del passato stesso, ma è un'altra questione, è un'altra questione. È una questione di collezionismo. In assoluto può essere importante la sua qualità estetica, celebrativa, la sua qualità tecnica, ma sempre staccando dei passi. Quello che invece conta fondamentalmente è che un episodio del passato possa essere ricondotto a essere utile all'uso e alla contemplazione del presente. Insisto sull'uso e sulla contemplazione perché sono due modi di usare. La contemplazione è uno dei modi più eccelsi e più diretti di usare un episodio artistico o un episodio architettonico. E allora io credo che bisogna prendere decisioni che non sono mai state prese. C'è stato un momento in cui il Ministero dei Beni Culturali italiano ha cambiato nome e si è chiamato Ministero delle Attività Culturali. E questo è stato un momento molto recente. Questa parola attività, che io non so chi abbia messo dentro, forse Veltroni, forse la Veltroni, è quella che cambia le carte in tavola, cioè attività significa intervento reale, significa portare dentro, significa non escludere, significa non isolare, ma utilizzare, dare un ruolo, che è la cosa che mi sembra la più importante di tutti a quello che si trova. Perché gli si dà anche molta più importanza dandogli un ruolo. E allora se gli si dà un ruolo, bisogna scegliere, non disperdersi su tutto quello che capita, con un'azione che in generale non può essere altro che tiepida, perché quello che capita è enorme, quello che capita di trovare è enorme. E ne parlavamo prima di venire qui col professor Settis, e dicevamo di certe cose che vengono lasciate aperte, poi si riempiono di barattoli di Coca-Cola, e poi però ce ne sono altre che sono molto più importanti, che vengono offese dal fatto che quelle altre sono aperte, una per tutte la Via dei Crociferi di Catania, che è uno dei monumenti più straordinari del barocco siciliano, siccome sono stati trovati dei resti greci, come Catania ci sono esempi infiniti e di grande qualità,
è stata aperta, è rimasta aperta 2 anni e mezzo, poi gli volevano mettere i cristalli sopra, distruggendo totalmente la via dei Crociferi, che invece è un monumento straordinario. Questo, bisogna fare delle scelte, non si può non fare delle scelte su questa materia. Bisogna giudicare concentrandosi sulle relazioni tra i fatti e, i loro, e le loro situazioni al contorno, e non sui fatti da soli e le relazioni al contorno, e le situazioni al contorno da un'altra parte. Bisogna concentrarsi sulle relazioni, perché è questo poi che conta. E un'altra faccenda estremamente importante è che il linguaggio contemporaneo è come tutti gli altri linguaggi e ha diritto di esistere. È la qualità del linguaggio quella che importa, non la datazione del linguaggio. Io mi rifiuto di pensare che il linguaggio contemporaneo sia tarato, per cui dove arriva porta la peste. Non ha senso. Non ci sono stati mai linguaggi nella storia umana che abbiano portato la peste, a meno che non avessero bassissima qualità. Ma se avevano alta qualità, non solo non hanno portato la peste, hanno portato arricchimento, hanno portato ulteriori valori. La stratificazione è uno dei fatti più interessanti che si riconoscano nel patrimonio storico. È una delle cose più intrigante che accende la fantasia e l'immaginazione. Tanto più, devo dire, questo riconoscimento è necessario, quanto più dobbiamo rassegnarci, se volete, o rallegrarci del fatto che il linguaggio del futuro sarà un linguaggio molteplice. Su questo credo che non ci siano dubbi. È un linguaggio sul quale convergeranno molte culture e non si può immaginare che queste culture vengano espulse. Queste culture arriveranno e porteranno i loro rapporti, come è sempre successo. Forse succederà adesso in una misura maggiore, ma dipende da noi che questo apporto sia positivo e non sia negativo. Dipende dall'atteggiamento che noi assumeremo nei confronti di questo fatto, se sarà un atteggiamento di apertura mentale e di sottigliezza critica, o se invece sarà un atteggiamento di ottusità burocratica e di ansia punitiva. E a questo punto vorrei farvi vedere rapidamente, non so se ho abusato troppo del vostro tempo, vorrei farvi vedere rapidamente l'ultimo esempio. L'ultimo esempio è curioso, è un esempio che è curioso anche nella storia della mia esistenza, perché mi è capitato nel 1961 di essere chiamato a Ancona, dalla Università di Ancona. Allora l'Università di Ancona dipendeva da Urbino, adesso è molto più grossa dell'Università di Urbino, ma quando dipendeva da Urbino era Carlo Bo, il rettore dell'Università di Ancona. E io sono stato molto amico di Carlo Bo per moltissimi anni, e Carlo Bo allora mi aveva chiesto, io mi occupavo dell'Università di Urbino, mi aveva chiesto di vedere cosa si poteva fare con un palazzo che l'università aveva acquistato e che voleva trasformare. Questo palazzo era il Palazzo degli Anziani, che è questo, un palazzo meraviglioso, che è stato costruito attraverso stratificazioni nel tempo, che ha una base potentissima di struttura gotica, di pietra, e poi al di sopra di questa base parte una struttura rinascimentale nella prima costruzione, e poi successivamente barocca, che si affaccia poi sulla piazza posteriore e diventa francamente barocca. Il punto importante di questa costruzione è che non ci sono comunicazioni tra la parte superiore e la parte sottostante gotica. E questa parte gotica ha delle volte potentissime, ma anche la parte rinascimentale e barocca hanno delle volte importanti. Il problema dell'università era di collegare le due parti e collegarle attraverso scale, ma anche attraverso ascensore, perché
guardando questa facciata si vede che il numero dei piani è piuttosto notevole. E allora io, nel 1961, avevo studiato una scala e un ascensore che passavano qua dentro, dietro, nella piega dell'edificio, col suo background, col suo sottofondo. E poi questa soluzione era stata bocciata, ma me la ricordavo appena appena, perché era del 1961. Se non che, 2 o 3 anni fa, l'università è andata da un'altra parte, ha lasciato questo edificio e ha chiesto, 5 anni fa, ha chiesto, l'ha restituito al comune. E il comune ha pensato che era giusto che la sua sede ufficiale fosse nel Palazzo degli Anziani, che è uno dei palazzi più importanti del tessuto di Ancona. Allora è venuto in mente ai tecnici del comune, che sono degli architetti, che allora nel 61 erano molto giovani, adesso lo erano meno, e anche ai politici, che io avevo studiato questa scala. E allora, siccome la situazione adesso era peggiorata, perché era necessario avere questo collegamento, anche perché ci sono le nuove norme sui disabili, eccetera, eccetera, quindi è necessario avere un collegamento anche meccanico, mi è stato chiesto di fare un ascensore. Ora, alla mia età, è difficile che io abbia voglia di mettermi a fare un ascensore. Poi la tecnica degli ascensori è progredita, quindi si può chiamare la Stigler per fare un lavoro di questo genere. Però invece il problema mi intrigava, perché c'era il confronto col Palazzo degli Anziani e c'era poi anche questa storia del mio rapporto con questo edificio, che datava ormai da 40 anni quasi. E allora ho cominciato a studiare questo ascensore, parlandone prima con naturalmente gli organi della protezione dei beni culturali. Sì. Ecco, ci siamo avvicinati. Questo è il palazzo. Questo è. E questa è una piega che è arretrata. E qui volevo sistemare l'ascensore. Questo è il porto, molto disordinato. Nel frattempo sono accadute varie trasformazioni intorno. Sono state costruite queste cose, per esempio, che non c'entrano assolutamente niente col tessuto urbano e che tuttavia hanno avuto permessi. Sono state costruite queste cose, che però, siccome erano delle cose correnti, non hanno suscitato alcuna reazione negativa. E poi le soprintendenze stesse, per regolare questi muri di sostegno di questa strada, hanno pensato di fare degli archetti in questo modo e magari illuminarli dentro, perché così si accompagnavano, come si dice in Lombardia, con l'antico. E allora ho cominciato a studiare questo ascensore. Sì. Prossima. E ho studiato un ascensore che serviva a tutti i piani. Era un ascensore circolare, rivestito di cristalli, in modo da poter diventare un fatto completamente diverso dall'edificio al quale si accostava. Ho studiato il progetto, l'ho disegnato, ho fatto dei disegni che cercavano di spiegare come funzionava, con grande soddisfazione del comune, devo dire, e con grande perplessità degli organi preposti alla protezione dei beni culturali. Sì? Anche qui avevo fatto uno studio sulla composizione della facciata e avevo visto che le partizioni della parte rinascimentale, non di quella gotica, erano tutte regolate sul modulo della sezione aurea, e quindi avevo cercato anche di accordare
le partizioni della mia torre ascensore su questa modulazione, pensando che questi potevano essere i rapporti, i legami, cioè i legami legati alla geometria e alla proporzione delle geometrie, non alla superficie epidermica. Sì. Mi dispiace, si è bloccata, ma si può sbloccare, credo. Ho presentato questo progetto e mi sono trovato di fronte a un mare di perplessità. Di perplessità imbarazzate, devo dire, in un primo momento. Perché io non entravo nell'edificio, quindi da un punto di vista, diciamo, della legittimità burocratica, io non toccavo l'edificio. Mi mettevo però vicino, avevano ragione di dire che essendomi messo vicino qualcosa la facevo. Non è, no, no, io non sono ipocrita al punto da dire che siccome ero fuori non c'entrava niente. No, c'entrava moltissimo, anzi. Ma non ero dentro l'edificio. A questo punto è successo che soprattutto il volonteroso soprintendente di Urbino, delle Marche, che era lì a Urbino, preso dal panico, ha pensato di, prima di tutto, di rivolgersi al comitato di settore, scaricando sul comitato di settore questa patata bollente. E poi però, siccome era una persona di buona fede, una persona, ha cercato anche lui una soluzione. Il comitato di settore non aveva nessuna intenzione di prendersi questa patata bollente e quindi ha sostenuto che il problema non era suo e che se lo risolvesse il soprintendente. Possiamo passare alla prossima? Ecco, e ancora la prossima. Questa era la struttura di questa. Sì? Ecco. E poi è cominciato uno studio all'interno, per vedere se l'ascensore si poteva mettere all'interno. E io a questo punto ho detto che declinavo il mio interesse, cioè non ero interessato a mettere un ascensore dentro, non ero un progettista di ascensori. A me interessava il problema del mettere vicino una struttura contemporanea a un edificio antico. E però l'ascensore messo all'interno avrebbe sfondato una serie di volte. E la giustificazione era, mi dispiace quasi di dirlo perché può sembrare che io menta, ma non è così, era: ma tanto dentro non si vede, mentre fuori invece si vede. E poi è cominciata una trattativa. Abbassarlo questo ascensore, di elevargli 2 o 3 livelli in modo che sia più piccolo. Oppure stringerlo un po', fare l'ascensore più piccolo, oppure questa serie di osservazioni faticosissime ed faticanti, perché sono fuori dall'argomento, non c'entrano niente. Non è un problema di mimetismo quello che si deve cercare, è un problema che deve essere chiaro dal livello concettuale fino al livello operativo, perché altrimenti non funziona, altrimenti non si può fare. E allora sono andato avanti così per molto tempo, finché, disperato, ho deciso di cambiare soluzione. Possiamo andare avanti? Ho deciso di cambiare soluzione, questa è una pianta che è poco chiara, di prendere un ascensore che avesse delle misure abbastanza standard e di lavorare molto di più sull'involucro che io gli costruivo intorno, e cercando di rendere questo involucro immateriale. Non posso nascondere che la mia soluzione e la mia ricerca dell'immateriale era, da un certo punto di vista, la ricerca di una soluzione operativa. Da un altro punto di vista, invece, era la ricerca
di una soluzione programmatica e, non lo nascondo, polemica. Cioè, allora, se l'ascensore perde tutta la sua materialità, è possibile che non importi più nulla che sia avvicinato a un edificio antico. Questo permette di risolvere il problema? E seconda parte del discorso, cos'è esattamente l'immaterialità? È la privazione di materia oppure è una materia che assume una visibilità tale per cui non sembra più materia? Questo mi interessava anche in assoluto come ricerca del mio linguaggio, ma mi interessava in particolare per i problemi che avrebbe suscitato, per i grattacapi che avrebbe dato a chi doveva risolvere teoricamente anche questo problema. Andiamo avanti. Ed ecco che erano stati allargati i vetri, avevano preso un andamento informale e si erano infilati dentro. Erano i vetri che riflettevano le scene del porto, grandi vetri, che riflettevano le scene del porto. E in questo modo perdevano la immaterialità, perché riflettevano qualcosa che era al di là di loro stessi. Riflettevano scene che avvenivano nell'ambiente portuale. Sì. E questa era una rappresentazione astratta, naturalmente, degli effetti che queste pareti vetrate avrebbero dato. Sì? E questo è l'ascensore dentro l'anfratto, che a me sembra si sia svaporato, ma mi sembra di capire che sono contenti di stare insieme. Sì? Sì? E questa è una veduta notturna. Sì? Sì? E questa è una veduta del porto, col palazzo degli anziani e l'ascensore. Grazie. Sarò lieto di rispondere a osservazioni e commenti. Grazie molto a chi comincia a fare qualche domanda. L'ascensore con queste sfaccettature vetrate non è una struttura neogotica moderna? Neogotica moderna? Può darsi, non so. È una struttura contemporanea, è un linguaggio contemporaneo. Neogotica in che senso? Nel senso che ha le ogive, no? Capisco. Nel senso delle grandi vetrate di una cattedrale gotica, ma lei, nel senso moderno va inteso, non in questo, sì. Questa sfaccettatura, la perdita di tutta la materialità, permette di relazionare questo ascensore con la parte gotica in basso, con cui è benissimo, proprio perché è un neogotico, e con la parte rinascimentale rimane in contrasto perché è neogotico. Quindi, in questo senso, cioè c'è uno spirito gotico in questa forma moderna, non di ritorno al gotico, sì, ma di un gotico moderno. Ma senta, la sua osservazione mi lusinga, perché senza volerlo, perché non mi sono proposto di fare una struttura neogotica, ma forse ho raggiunto qualche risultato che lei ha registrato, cioè per esempio questa della vetrata che lei ha citato,
che è appunto un modo di smaterializzare lo spazio, no, nelle chiese gotiche, e spero che si raggiungerebbe. Devo dire però che è stato bocciato questo progetto, non pensiamo che sia stato accettato con gloria, staccandomi i cavalli, è stato duramente bocciato. Non sanno bene come giustificare, però è stato bocciato. Hanno bocciato l'immaterialità e questo è un gran grattacapo secondo me. Però sono d'accordo con lei. Chi lo ha bocciato? L'ho bocciato. Cioè quale istanza? Quale istanza? Lo ha bocciato la soprintendenza ai monumenti di Ancona. Il comune l'ha approvato con entusiasmo. Ma questo non vuol dire molto perché loro hanno bisogno di avere l'ascensore. Quindi. Ma l'ha bocciato la soprintendenza ai monumenti di Ancona, pare col consenso del comitato di settore, dove le cose sono molto cambiate da quando un famoso sottosegretario è arrivato e ha preso la bandiera del restauro ad ogni costo, del restauro e basta, e si è sparso questo terrorismo molto grave che ha fatto perdere la cognizione, una cognizione che era stata costruita con molta fatica da queste persone, che poi sono delle persone di buona volontà, e che alcune di loro anche che hanno delle culture molto raffinate, quindi io non ce l'ho con loro personalmente, ma solo ce l'ho con una situazione che li mette in questa condizione. Io credo che il problema dell'ascensore, no, sia legato al fatto che il primo piano ha una sporgenza. Ha una? Sporgenza. Cioè è più largo rispetto alla parte superiore. Questo no, anche lateralmente ho visto dall'ascensore. Quindi l'ascensore è collegato poi al fabbricato attraverso dei ponti. Sì. Quindi le due strutture sono distaccate tra loro. Certo. E non c'è abbraccio tra il fabbricato e l'ascensore, quindi un corpo unico. E questo dà una sensazione di distacco, al di là del frammentarsi della luce nella soluzione a vetro. Ci sono dei bracci di collegamento, sì, fra il montante questo e gli ingressi. Questo lascia che l'ascensore non abbracci il fabbricato e quindi dia una sensazione di distacco. Vede, naturalmente lo studio del braccio è stato una delle cose più difficili. Infatti. Perché è anomala rispetto all'idea complessiva. Però ho l'impressione che sia stata risolta abbastanza. Adesso questa è la mia impressione. Sono scelte progettuali. Sì. Ma io credo che, se posso dire una cosa anch'io, credo che una cosa che tu hai detto a un certo punto, cioè che nel riflettere su questi temi è opportuno, hai usato una formula molto bella che vorrei ripetere e rubarti, cioè concentrarsi sulle relazioni. Mi sembra che il punto sia quello. Mi sembra che la concezione brutale secondo la quale quando c'è un tessuto antico tutto ciò che si deve fare è deve essere invisibile, molto tipica la risposta, non mi ha minimamente stupito, certo, il discorso, mettilo dentro anche spaccando tutte le volte, tanto non si vede. Questa è la risposta più tipica che può venire. Allora, questo è un discorso però assolutamente brutale, contro la storia, contro l'intelligenza, contro il futuro. Il problema di concentrarsi sulle relazioni, come tu l'hai posto, è la cosa giusta. Allora, qui, secondo me, se interpreto bene quello che tu hai detto, scatta veramente il problema della scelta del linguaggio da parte dell'architetto. E tu queste scelte le hai sempre fatte con una tua linea molto coerente, rispetto a cui però mi pare che questo progetto ultimo, che ti confesso non conoscevo, segna uno scatto, mi sembra, forse mi sbaglio. Ma ci sono anche le scelte da parte delle amministrazioni, cioè il coraggio di scegliere da parte delle amministrazioni. Certo. Allora io non sono neppure, lo voglio dire chiaramente, per l'indiscriminato trionfo del nuovo a tutti i costi che bisogna in tutti i modi innestare su una è sempre un problema di scelte, sempre un problema di relazioni, ma la scelta deve avvenire sulla base, credo, di un ragionamento sulla relazione, piuttosto che di accettare soltanto quel contemporaneo che, pur essendo contemporaneo, nel senso che è costruito oggi, non si deve assolutamente vedere, o perché sta dentro o perché deve mimare l'antico, perché allora veramente è meglio Viollet-le-Duc. Certo.
c'è, mi pare, un problema. Lei ci ha presentato due suoi progetti, di cui il secondo è bocciato, mi pare, e il primo realizzato in una maniera che la scontenta, in un modo che la scontenta. E in entrambi i casi c'era, nel primo poi ritirato, ma insomma c'era un apprezzamento del committente. Ora, in passato, ricordava Federico, ma per l'appunto era il committente, si chiamava il suo architetto, l'architetto gli faceva una proposta, discutevano loro due e si operava. Diciamo che era l'elite politica, l'elite intellettuale e tecnica di opera. Oggi la situazione è un po' più complicata, perché c'è il committente, l'università nel primo caso, poi qui parlo di Ancona, adesso il secondo caso, poi c'è l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha bisogno di un ascensore e si pone giustamente il problema di innestare un bisogno della funzionalità e della modernità affidandolo a un tecnico, un architetto, tecnico, artista, quello che è, perché dia una soluzione al problema, facendo quello che si è sempre fatto, innestando, eccetera. Invece interviene una terza istanza che ha naturalmente la sua utilità, per amor di Dio, ma che interviene e dice no in base ad un criterio che sfugge completamente a quello della committenza, che ha fatto la sua scelta con l'affidamento ad un architetto, e introduce un altro criterio. E qui è un bel problema, perché diventa un problema di ministeri, diventa un problema di sovrintendenze. Guardi, glielo dico come sindaco di campagna, io faccio di mestiere attualmente il sindaco di campagna, e mi accorgo della difficoltà di procedere ad interventi funzionali. Guardi, se c'è un rischio che io sono pronto a correre è quello di fare qualche piccolo errore che la storia futura dica, ma poi sa, le opinioni cambiano nel tempo. Dico, forse quel lavoro non è granché bello. Ma il rischio peggiore è quello del, come dire, dell'immobilismo e quello del restauro a tutti i costi. Questo veramente è un rischio tremendo, che non è però solo un fatto di è passato per di lì quel tipo di sottosegretario. Se può passare di lì un sottosegretario di quel tipo, certo. Qualche motivo ci sarà pure. Ma è anche oggi di rapporti tra le nuove committenze, per esempio le amministrazioni pubbliche, e l'intervento nei centri storici, non solo dentro i centri storici. Pensi che cos'è in piccole località, per esempio in Toscana è diffusissimo, piccole località di collina che si stanno espandendo e che stanno crescendo in pianura, piccole località di collina con certe caratteristiche e che si stanno estendendo con caratteristiche del tutto nuove di tipo industriale, artigianale, eccetera. Ecco, da quel punto di vista la qualità, la scelta del committente e la qualità del tecnico convocato dalla comunità, a mio parere, lo dico, so che dispiacerà a qualcuno, ma dovrebbero prevalere. Altrimenti, secondo me, i danni che si creano sono molto peggiori. Vorrei sapere la tua opinione. No, io concordo con lei. Io penso che fa parte dello sviluppo democratico questo scegliere, questo dare responsabilità alla committenza pubblica, facendola diventare davvero committenza. Cioè non soggetta soltanto a alcune esigenze di carattere economico, amministrativo, eccetera, ma soggetta anche all'idea di dare immagine al luogo che l'amministrazione pubblica dirige. Questo credo che
presenti delle difficoltà naturalmente, però credo che non ci sia altro da fare. Francamente credo che non ci sia altro da fare, come credo che non ci sia altro da fare per un architetto di buona volontà che seguire queste strade. Lo sa benissimo che ci sono tanti architetti che fanno delle cose che non c'entrano niente, che sono contrarie al potenziamento del significato dei luoghi, eccetera. Lo sa benissimo questo. Direi che quando si spara nel mucchio si prende di sicuro qualche cosa. E così è stato fatto, di fatti, no? Recentemente. Perché... E tutti però si rallegrano perché dicono, ecco, c'era la corruzione. C'era quello che c'è, cioè c'era quello che c'è. Un basso livello culturale. Però io concepisco il mio lavoro come così, un modesto contributo allo sviluppo democratico. E... come immagino che lei concepisca il suo di sindaco. E questo cosa vuol fare? Un destino che però ci piace, tutto sommato, no? Ci piace non soltanto perché ci sentiamo più buoni e più contenti con la nostra coscienza, ma ci piace perché dà stimoli creativi più efficaci. Io su questo problema dell'ascensore di Ancona, sulle vicende che ha avuto e sull'ultima soluzione che ho trovato, ho provato una vera emozione creativa. E sono le difficoltà che io ho incontrato che mi hanno dato questa capacità di sentirmi emozionato di fronte al problema che stavo affrontando. E questa è una cosa che mi piace molto. È come un vizio privato, dopo tutto. Se posso fare un commento brevissimo a quello che diceva prima il professor Carpi, vorrei solo ricordare che nella città antica c'era il committente, che era, mettiamo, la città, ma la città aveva sempre gli ufficiali dell'ornato, cioè quelli che filtravano, si chiamavano in molte città così, cioè quelli che filtravano i progetti e dicevano questo sì, quello no. Allora, l'attuale ministero, con tutta la sua straordinaria complessità, è l'erede di questa funzione, che deve esserci, non basta il committente, ci sono sempre stati gli ufficiali dell'ONU. Allora il problema del perché poi il ministero non funziona è il problema, o funziona in quel modo, è un problema. Cioè bisogna ridare dinamismo a questo, purtroppo quando si è chiamato delle attività culturali non è stato per dare dinamismo a questa parte, ma per includere il cinema, lo sport, certo, lo spettacolo. Quella era la ragione per cui fu chiamato dell'attività culturale. E invece bisognerebbe fare qualcos'altro. Io intervengo soltanto per dargli la mia più ampia solidarietà, facendo lo stesso suo lavoro. E mi fa piacere vedere che non ha perso quell'impegno di cui lei stesso, in un suo libro degli anni Ottanta, faceva appunto su questo aspetto, dicendo appunto che l'impegno degli architetti deve esserci per tenere appunto vivo, affinché praticamente si conserva la nozione, si possa conservare la nozione di architettura e non far sì che restino soltanto i giardinieri a far questo. Questo era un suo appunto del libro Architettura, Città e Università. E mi rendo conto che il problema è senz'altro e senza dubbio quello che diceva anche il professor Sittis, cioè la necessità volta per volta di valutare quando è importante confrontarsi con il contesto, quando è importante eseguire scelte che siano come quella che ha fatta lei, che ha fatto lei, per la quale trovo molto poetica oltretutto. E non è facile spesso confrontarsi con le singole persone, perché poi alla fine è quello, cioè il confronto con una persona, perché non si ha di fronte un'istituzione che ha codificato determinati aspetti. Bisogna discutere sempre con una persona che può accettarla o, come nel suo caso precedente, cambia e decide che non va più bene. Questo è il vero problema, penso, cioè non esistendo più codici, forse non ci sono mai stati,
proprio perché il dibattito tra Le Duc, Giovannoni, Raskin è sempre stato questo, e non essendo stato possibile codificare interventi di questo tipo, non era stato altro che il confronto fra le persone, spesso due, qualche volta tre, se si ha fortuna 10, perché quando il confronto cresce penso che forse si arrivi veramente a ottenere qualche cosa. Il problema è drammatico quando il confronto è fra due persone, di cui una propone e una decide e boccia. Vorrei dire due cose su quello che ha detto lei e poi tornare un momento su quello che diceva il sindaco. Io credo che quando noi diciamo che mancano i codici oggi, diciamo una cosa vera, se per codici intendiamo regole di comportamento stabilite, condivise e consegnate al rispetto pubblico. Ecco, però io credo che questa lacuna, se deve essere colmata, in modo radicalmente diverso da come era colmata nel passato. Cioè i codici oggi non possono più essere i codici esclusivi che c'erano prima. Il problema dei codici oggi è diventato molto complicato, perché si tratta di avere codici problematici, codici relativistici e codici mobili, cioè che si adattano e cambiano secondo le circostanze, quindi molto difficili da stabilire. Molto difficili da stabilire è che in genere, però secondo me, vanno al di là del colloquio fra una persona e l'altra, ma coinvolgono degli strati più ampi. Questi strati più ampi è lungo formarli probabilmente, ma io continuo a pensare che prima o poi si formeranno e comunque bisogna contribuire a farli formare. La seconda cosa che volevo osservare su quello che lei ha detto è che il problema dello stabilire regole è un problema che nel momento in cui viene enunciato andrebbe immediatamente negato, perché mette la gente, soprattutto quelli che hanno dei compiti di far osservare queste regole, di fronte a uno dei mostri più terribili dell'epoca contemporanea, che è l'assunzione di responsabilità. Una grande quantità di persone rifiuta di decidere, rifiuta di prendere una posizione perché ha paura della responsabilità. Io continuo a incontrare della gente che ha paura della responsabilità. È un male che sta dilagando in modo terribile. E questa è una malattia che io non so davvero come si riuscirà a superare, perché tutti non vogliono prendere la responsabilità. Una società che funziona è una società che prende responsabilità in ognuno dei suoi componenti. Com'è possibile non prendere responsabilità? Questo secondo me è fondamentale, è un ostacolo importante che dobbiamo veramente valutare, perché altrimenti veramente non si può operare. Cioè non ci si può fidare di nessuno se nessuno si prende la responsabilità. Per quanto riguarda quello che lei diceva, vede, io capisco, lei ha un osservatorio ancora più sensibile del mio, essendo a contatto con una comunità che lei conosce bene. Però queste comunità si formano, e si formano su dei climi culturali comuni che richiedono anche del tempo per essere sviluppati, ma che poi sono duraturi. La mia esperienza di Urbino, per esempio, è molto interessante da questo punto di vista. Io ho lavorato a Urbino per molti anni. Ho cominciato nel 1951, quando Bo mi ha chiamato, e poi ho continuato a lavorare con lui, abbiamo fatto insieme moltissime cose. E ogni cosa che io ho fatto a Urbino è stato discusso dai cittadini di Urbino,
che mi hanno elogiato, mi hanno ingiuriato, mi hanno detto che erano d'accordo, mi hanno detto che erano contro. Ma attraverso questo dialogo continuo, si sono molto legati a me e io mi sono molto legato a loro. E c'è stato un travaso di cultura fra me e loro, come del resto c'è stato fra Carlo Bo e loro. È difficile che un cittadino urbinate oggi sbagli quando deve giudicare un'opera architettonica che si riferisce al centro storico. Al centro storico, la periferia è un'altra cosa, al centro storico. Il centro storico è una questione che loro conoscono bene, sembra che tutti abbiano conosciuto Francesco Di Giorgio e che siano andati nel Palazzo Ducale di Federico, dove Federico invitava i cittadini purché si levassero le calze e si lavassero i piedi. Questo sta scritto nelle... e si lavassero i piedi. Allora tutti erano accolti nel Palazzo Ducale. Questo, se lei parla con un cittadino urbinate, vero? Cittadino urbinate sembra che sia andato ieri nel Palazzo Ducale levandosi le calze e lavandosi i piedi, e che ci tornerà dopodomani. Questo lo porta a condividere una cultura, per cui Piero della Francesca lui sa chi è, non c'è dubbio. Sa chi è Raffaello, naturalmente, che è un suo paesano, ma sa tutto, sa di tutte le intersecazioni che ci sono state nella cultura rinascimentale e non ha dubbi che Francesco Di Giorgio è stato molto importante, molto più importante della Urana, malgrado l'opinione di molti storici che si sono sbagliati, secondo me. Ecco, questo è importante perché vuol dire che è possibile creare dei climi culturali che funzionano anche come legame sociale fra la gente di un posto. E credo che sia molto importante da parte nostra di fomentare e nutrire operazioni, fenomeni di questo genere, perché sono quelli che ci salveranno probabilmente. Probabilmente, non lo so, se c'è possibilità di salvarsi, ma speriamo di sì. Io spero di sì. C'è un'altra domanda lì. Ma le chiederei a questo punto più che altro una risposta più conclusiva di tutte queste varie delucidazioni e ipotesi. Si tratta a questo punto di capire se quando si interviene su un elemento che ha una delicatezza incredibile, cioè un qualcosa di tipologico e di architettonico che ha una sua storia e quindi va preso con una certa delicatezza, è più a questo punto uno scontro, cioè deve essere un dibattito culturale fra due organismi culturali, o invece noi qui ci troviamo davanti a uno scontro fra una cultura e un esercizio di potere, perché qui si tratta di un esercizio di potere, perché di fatto siamo in un involucro che ha trasformato, sappiamo chi l'ha trasformato questo involucro, i Vasari nel 600 con interventi che forse avrebbero potuto avere anche delle diverse critiche o autorizzazioni. Quindi a questo punto effettivamente non esiste questo dibattito culturale nell'ambito della... Vede, no, ma ha ragione. Veramente noi ci troviamo davanti a un esercizio di potere, in effetti, chiaramente. Perché o è così oppure dobbiamo cambiare la nostra soluzione. Lei l'ha dovuta cambiare. Ho dovuto cambiarla, sì. Non lo giudico così negativo di averla dovuta cambiare, francamente, ma fastidioso, ma non così negativo. Fastidioso il modo, ma non così negativo. Se io fossi arrivato a cambiarlo perché c'era stata una discussione vera sull'argomento, circostanziata e precisa, allora l'avrei fatto più volentieri. Invece l'ho dovuto fare un po' nella furia della polemica, che non è mai del tutto distensivo. Però vede, lei ha ragione, credo. Però questo scontro
viene dopo. Il primo atto che uno deve compiere è quello di progettare, se mi permette questa parola, dando a questa parola però un senso molto complessivo, non il senso puramente tecnico. E progettare vuol dire che ci si mette di fronte a un fenomeno, a un evento che si sta, col quale ci si deve misurare. E questo evento va prima di tutto capito, capito a fondo. E poi va stabilito con questo evento un dialogo alla pari. E mi spiego. Capito a fondo, io non voglio dire che bisogna fare l'analisi o l'inchiesta. Questa è un'altra questione. Io voglio dire che si fa una lettura, che è diversa. Una lettura vuol dire immedesimarsi con la cosa, considerarla come se fosse alla stregua di un individuo, immaginare che abbia delle reazioni, immaginare che abbia una storia, che abbia delle rughe, che abbia delle fatiche, che queste fatiche le abbia subite e che non sia contento di averle subite, che queste fatiche gli hanno lasciato dei segni e questi segni sono importanti perché hanno costituito il suo carattere, però sono dei segni che vanno riparati, ma vanno riparati in modo da non alterare il suo carattere, perché questo sarebbe una falsificazione, vanno riparati in modo da conservare il suo carattere. Io sono per un confronto antropico con gli oggetti, nel senso che con gli oggetti che vorrei rivitalizzare, nel senso che li considero come esseri viventi. E questo è un artificio naturalmente mentale e intellettuale che però mi serve molto per mettermi in una situazione che poi mi permette di stabilire una relazione progettuale che sia una relazione basata non solo sull'intelletto, ma sull'intelletto e sui sensi, cosa che io considero fondamentale per poter arrivare a un progetto significativo. E allora, il mio progettare sarà quello che io chiamo il progettare tentativo, che è di prendere il problema da tutte le angolazioni. Perché la progettazione ha senso se è inclusiva, se invece è esclusiva è ancora un atto autoritario, è parziale, necessariamente parziale. Inclusivo nel senso che gli si gira intorno a questo oggetto e si fa qualcosa di più, lo si mette in tentazione per vedere come reagisce, perché questo è molto importante, sapere fino a che punto può resistere al cambiamento senza perdere la sua sostanza e la sua qualità naturale. Questo è fondamentale. Allora ci si mette di fronte al problema in una situazione di continuo dialogo e anche di identificazione reciproca che permette di compiere una trasformazione che abbia senso. Tutte le altre trasformazioni, e moltissime sono quelle che fanno gli architetti, che sono fatte a freddo, come un operatore chirurgo che fa un'operazione senza curarsi minimamente di che cos'è l'individuo al quale viene fatta l'operazione, quindi astratto, completamente astratto. Tutte le altre operazioni portano dei risultati qualche volta magari efficienti, ma in generale scadenti. Scadenti in senso assoluto, cioè nel senso di generare un cambiamento che abbia durata e che continui a aver senso. Questo è il punto che mi intriga moltissimo, arrivato a questo punto della mia vita. C'è un terzo esempio con un grosso potere didattico, visto che aveva evocato Efeso per il potere, nella sua ricostruzione del potere didattico, che è Selinunte, quindi il valore anche della non ricostruzione. Ecco, questi due momenti, il ricostruire e non ricostruire, queste due scelte importantissime per un professionista e poi anche per la collettività che si trova ad usufruire di un bene come Selinunte.
Ma sì, senta, no, ma io non ho detto che bisogna ricostruire. Era un pochino provocatorio. Non ho detto che bisogna ricostruire, ho detto che i casi sono completamente diversi. C'è un luogo che io veramente adoro, è un luogo dove quando posso vado, ed è Olimpia. Olimpia, e c'è un posto di Olimpia che a me piace in modo straordinario, è il Tempio Elefantino di Giove, dove i rocchi delle colonne sono per terra. E questo mi dà un'emozione profondissima. Non lo ricostruirei neanche per sogno questa cosa, perché i messaggi che mi dà questa rovina, Kenny, sono dei messaggi così emotivi, così forti, che sono dei messaggi poi che non sono soltanto dei messaggi sentimentali, sono dei messaggi legati alla tecnologia, al fatto che il piombo era dentro il rocco delle colonne e c'è ancora, è lì che luccica dentro queste cose, questa pietra che è rotolata e che è vicino ai tronchi degli alberi che sono stati tagliati. Questa è la cosa che mi esalta. Non penserei mai di ricostruire il Tempio Elefantino di Giove. Ci sono altri casi invece dove ricostruirei o dove farei delle parziali ricostruzioni, forse. Ma poi non sono un archeologo. Non mi hanno mai dato da progettare un tempio antico. Senti, sei stato il mio professore. Se me lo dessero mi divertirei, credo. E poi verrei scomunicato dagli archeologi, no? Perché no? Tre, allora mi siedo. Perché... Lei è un architetto di grande esperienza. Io rispetto a lei sono un mezzo architetto, quantomeno in senso anagrafico. E stasera, diciamo sentendo lei, verrebbe la voglia di smettere e andare via, perché ha parlato di due esempi di architettura, uno che è stato, diciamo così, compromesso, e uno bocciato, e poi si è parlato anche di altri argomenti. Sicuramente c'era la provocazione, perché sennò non sarebbe arrivato, diciamo così, con l'entusiasmo che ci ha condotto stasera a parlare di architettura. E io penso che specialmente in questo periodo parlare di scontri, di contrapposizioni ideologiche può essere solamente fuorviante. E penso che l'architettura da sempre è stata irta e dura la strada dell'architettura, cioè sempre ci saranno stati conflitti interni da parte dell'architetto che si contrapponeva, che si poneva, che rispetto, diciamo così, a dei significati di potere, ma anche rispetto anche, diciamo così, a costruzioni per il popolo, per la gente, che poi sono quelle che sono arrivate, la moltitudine delle architetture arrivate fino a noi. Per cui io penso una cosa, positivamente, quello che lei ha detto, che noi abbiamo un compito, quello dell'architettura, l'architettura è l'arte di tutti, è la scienza per tutti, e dove il sistema delle relazioni prima di tutto diventa un po' fondamentale, il punto di riferimento, che poi attraverso l'estetica, ognuno di noi rappresenta più o meno bene il proprio operato, e poi lì si va sul tema della qualità, che è un tema complesso. Ecco, la cosa che mi premeva sottolineare, per concludere, è che il ruolo che abbiamo tutti, dall'architetto ai controllori, siamo tutti controllori controllati, la gente tutta poi ti controllerà alla fine, per cui la stratificazione, diciamo così, un'architettura migliora se c'è un dibattito, anche l'importante è che sia onesto. Perché poi il ricercare soluzioni alternative, vedere a tutto tondo un progetto non fa altro che portare benefici, e per questo penso che il ruolo che hanno le amministrazioni, le soprintendenze, cioè, debba essere un ruolo da ricercare per costruire, ma tutti insieme, e a quel punto penso che da una parte il progettista, da una parte anche il controllore potranno, ma poi fondamentalmente poi il prodotto che arriverà in fondo, che sarà giudicato da quella gente per cui è stato destinato, sarà quello che conterà. Sono d'accordo. Non ho risposta. Un
Dov'è? Volevo tornare un attimo sulla relazione, la relazione, non la sua relazione, ma la relazione di cui parlava prima. Lei ha spiegato bene cos'è e indirettamente anche cosa non è, quindi ha sgombrato il campo dai termini tipo dialogo, mimesi, conflitto, eccetera. Ecco, però mi chiedevo, in effetti poi questa cosa è molto sfuggente. Noi la possiamo percepire, la possiamo cogliere solo quando siamo di fronte a un gesto di un maestro o comunque di un bravo architetto. Ecco, ma da un punto di vista, per esempio, della didattica, questa relazione, lei come la instillerebbe negli studenti? Cioè, quali sono le parole chiave, quali sono le atmosfere, gli aspetti, se ci sono anche dei parametri quantitativi, la geometria, ecco, qua dico delle cose così molto rapidamente per non insistere troppo nell'intervento. Ecco, questa è la domanda, spero che sia stata. Sì. C'è una grande dose di ambiguità, lei ha ragione, per cui è difficile arrivare a una precisazione completa di questi concetti e di questi argomenti. Però lei mi ha chiesto cosa farei se dovessi insegnare a dei giovani come comportarsi di fronte a questo problema. E io ho insegnato molto durante la mia vita e continuo a insegnare, perché anche nel mio studio le persone che lavorano con me vengono con l'idea che si compie una ricerca insieme, che quindi si impara, non solo loro, imparo anch'io, no? Come? Ci sono degli elementi che io fornisco, che io incito a studiare, a approfondire. Lei ha citato la geometria. Lei tenga conto che la geometria è quasi scomparsa dal bagaglio di conoscenze degli architetti. Sono pochissimi gli architetti che sanno cos'è la geometria. La geometria nella scuola di architettura non si insegna quasi più, perché è considerata un fatto legato a un modo di fare architettura del passato, che non ha più attualità oggi. E questo è un errore fondamentale, a parte il fatto che quasi tutto è geometria, poi, tutto sommato. Ma ripercorrendo le orme della geometria che è stata utilizzata, è possibile arrivare a scoprire delle geometrie nuove che corrispondono più direttamente alle esigenze fondamentali del nostro tempo. La geometria esprime tutto e quindi è uno strumento che va conservato e che va continuamente raffinato. Lei avrà visto che sia nel primo progetto che nel secondo io ho fatto un uso molto forte, anche banale, perché poi non è che abbia fatto degli studi complicatissimi, ma il pensiero era più complicato poi dei diagrammi che ne sono usciti. E l'uso della geometria in questi casi è servito a affinare alcune idee che stavo perseguendo e anche a darmi degli strumenti operativi per trovare e risolvere alcuni problemi. Ma la geometria è uno degli aspetti, c'è poi l'aspetto della tecnologia, per esempio. La tecnologia, naturalmente, un architetto dovrebbe conoscerla, si immagina che un architetto conosca la tecnologia. Normalmente un architetto conosce un po' di tecnologia, non la conosce molto bene, però la conosce per quello che gli serve. Però qui nasce subito un altro problema. Quale tecnologia si insegna all'architetto? Oppure, quale tecnologia è bene che l'architetto conosca? L'architetto deve espandersi e approfondire gli aspetti di quella che viene chiamata l'alta tecnologia, oppure deve espandere e approfondire gli aspetti di quella che non viene chiamata, perché non viene riconosciuta, ma esiste, che è la bassa tecnologia. La tecnologia che si fa coi sensi e l'intelletto, mentre la prima si fa soprattutto con l'intelletto.
Ecco, un insegnamento che si può dare in questo caso è che sensi e intelletto sono fatti complementari, importantissimi per la definizione dell'umanità dell'essere umano, e che non possono essere perduti, e che quindi la tecnologia ha valori diversi secondo le circostanze in cui si presenta, ma per quanto riguarda l'architettura è la tecnologia a scala umana quella che interessa fondamentalmente, perché è quella che, con la quale ci troviamo a avere a che fare continuamente. E quella che chiamiamo, che non chiamiamo, ma che dovremmo chiamare bassa tecnologia, gli anglosassoni la chiamano low technology, è fondamentale per la nostra esistenza, perché ci permette, fra l'altro, di semplificare i problemi e di renderli percettibili immediatamente. Mentre invece, verso gli altri, abbiamo la scusa di non capirli e quindi li possiamo delegare ad altri. Il delegare ad altri è sempre un fatto estremamente pericoloso. Si sono molto complicate le cose con l'invenzione delle macchine elettroniche, naturalmente, perché oltre a dare degli enormi vantaggi che bisogna adoperare, secondo me, danno anche questa giustificazione implicita a non entrare nei problemi della tecnologia che adoperiamo, mentre invece i problemi della tecnologia che adoperiamo sono dei problemi fondamentali per la conservazione dell'umanità. Io credo che in questo momento vediamo tecnologie che stanno preparandosi e dedicandosi alla creazione di ordigni intelligenti, e sappiamo che l'intelligenza è un'altra cosa, no? E che quel tipo di intelligenza è disastroso, proprio perché non siamo in condizioni di capirlo e di controllarlo. In quello che si insegna poi, si deve attirare l'attenzione costantemente sul fatto che l'oggetto poi dell'operare architettonico è l'essere umano. E l'essere umano nella sua identità di individuo e anche nella sua identità di partecipante a gruppi sociali. Questo è anche un'altra cosa fondamentale. Non è possibile immaginare un'architettura che non sia legata non solo alle esigenze, ma alla comprensione, alla partecipazione dell'essere umano e dei gruppi sociali. Direi che non è mai esistita, se non a Versailles forse, nel periodo dello scatenamento barocco e post-barocco. Ma tutto il resto dell'architettura, per esempio anche quella del Rinascimento, è stata un'architettura fondamentalmente partecipata, molto più di quanto immaginiamo. Basta leggere i testi per capire che era partecipata. Se uno legge i testi del Filarete, per esempio, invito tutti gli architetti a rileggerseli, perché fra l'altro sono una lettura estremamente divertente, se legge i testi del Filarete capisce come questa continua comunicazione con la gente, col pubblico, con il loro chiamarli a partecipare e a assumere ruoli all'interno del processo architettonico era costante. E questo è importantissimo. Non parliamo poi del periodo medievale o del periodo dove questo è risaputo che c'era questa partecipazione continua. Queste cose credo che si devono insegnare. E io faccio del mio meglio per insegnarle, faccio del mio meglio per insegnare. So bene che non riuscirei a scrivere un trattato su questo argomento, perché è molto pragmatico il mio modo di procedere. Spero che qualcun altro scriva il trattato. Molto bello, bellissima anche la conclusione. Ho piacere che ti abbiano fatto questa domanda. Sì, sì, domanda.